la mia presentazione saprò quello che ho scelto, no? Assolutamente. Allora, buonasera a tutti, mi giro perché dallo specchio non vedo. Questa è una foto autobiografica, sono io che ho deciso di scrivere in sanscrito. Perché? Vi starete chiedendo perché. Era una cosa che fin da piccolo avevo desiderio di fare e mi sono prefissato l'obiettivo di farlo, ma non di riuscirci, infatti, come potete vedere sono degli scarabocchi incomprensibili. Possiamo andare avanti? E allora ho deciso, va bene, col sanscrito non ce la farò, ma magari i biscotti con le forme forse mi potrebbero aiutare. Questi sono gli unici quattro che sono riuscito a sfornare, gli altri sono stati un mucchio di merda che non ha mangiato neanche mia madre, che tanto mangia qualunque cosa. Peccato, perché a quel punto io avevo dentro di me una forte, così diciamo, voglia di riuscire. E allora possiamo andare avanti nell'altezza, e allora ho fatto un grafico a torta e mi sono un po' spinto oltre, perché ho fatto dei colori e ci ho scritto anche il nome del colore dentro. La proporzione l'ha fatta il computer in automatico, quindi non ho voluto spingermi più di tanto nel fare anche un calcolo. Però come potete vedere non sono proprio, cioè, questo è un verde, ma non è proprio verde verde, infatti non sono molto soddisfatto di me. Però devo dire che potevo fare di meglio, ma avrei potuto tranquillamente anche fare di peggio. Perciò ho detto, cosa mi manca se non il giardinaggio? Nel mio cortile, dove è tutto cemento, ho deciso di piantare un piccolo seme, ho fatto un buco, e questa pianta ha ridato alle mie speranze finalmente nuova vita. L'amministratore mi ha multato, non sono più gradito nel mio cortile, e quando esco devo avvisare anche quando torno, perché deve esserci qualcuno che mi controlla che io non pianti roba all'interno del mio stesso condominio. Allora ho detto basta, e cambiamo, e andiamo, tagliamo completamente la testa al toro, buttiamoci anima e corpo in puzzole. Sì, allevo puzzole. Tanto ho detto, non mi possono più vedere in giardino, mi faccio un bel allevamento di puzzole in casa per risollevare la mia visibilità all'interno del mio palazzo. Mia moglie mi ha lasciato, ma mi ha lasciato ancora prima che io arrivassi a casa con le puzzole, sapendolo, forse aveva sentito l'odore dal corridoio, e i miei figli non mi parlano più. Però sono molto contento, perché questo allevamento di puzzole mi sta dando della serenità, perché non sento più il mio fortissimo odore che prima mi impediva proprio di relazionarmi anche con me stesso fin dalla mattina. Ho deciso che non venderò più le puzzole, perché ormai mi sono affezionato, quindi ho cambiato anche lì. È perfetto, qui vi volevo, perché ho cominciato a cercare fossili all'interno del mondo. E qua ce n'è uno, qua ce ne sono due, qua ce ne sono tre, ma la cosa difficilissima è stata trovare i quattro qua, perché il pallino è quasi più grosso di dove sono. Era una roba, ero lì con delle piccozzette piccolissime e avevo dei fossili in pochissimo spazio. Infatti uno è cascato poi in acqua, perché era proprio un e adesso è un fossile marino. Fallendo anche in questo, mi sono dato alla corsa simulata. Io sono questo, e questo si muove anche solo se tu cammini sul tappeto, è ancora lì. Io a casa ho un'immagine di tutti gli altri sono arrivati, questo è a casa già da mezz'ora, lui è andato anche a prendere i miei figli con mia moglie, lei è mia madre che scappa dai miei biscotti, la puzzola e l'amministratore che viene a prendere la puzzola. Ecco, ho dovuto coprire il buco che avevo lasciato in giardino. È passata lei col gelato e ho detto cosa faccio? Pa! Si piace, si pensi a me, era tra l'altro gelato buonissimo che poi era... Cos'è? Da qui mi avrete riconosciuto, no? Nella performance che ho fatto al teatro dei Paperi. Io ero l'unico essere umano, c'erano solo animali che hanno fatto di tutto sul mio corpo, e io però ne sono rimasto felice, finalmente mi sono sentito parte di qualcosa in cui riuscivo ad esprimermi. E in conclusione, vediamo,
Non direi altro.